Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati alla vostra Underlink 91, sono Inazuma Eleven. Oggi dovrei riuscire ad arrivare fino alla partita contro la Royal Academy. In caso contrario, arrivo fino alla partita e la parte successiva alla partita la mostro nel prossimo video insieme all'inizio del prossimo capitolo. Quindi vediamo, dovrei riuscire a fare tutto quanto, se no faccio un episodio un pochino più lungo e chi se ne frega, ok? Anche però devo dire che mi sono allenato un pochino su Inazuma Eleven, ok? Quindi insomma sto un pochino più avvantaggiato rispetto alla Royal, no, però sono un pochino più avvantaggiato rispetto insomma a quello che ero prima. Signor Sweet, perché non accetto subito che ha giocato nell'Inazuma Eleven? Che cosa? Chi vi ha detto una cosa simile? Ecco perché conosceva il Dragon Crash. I suoi allenamenti sono identici a quelli descritti nel quaderno di mio nonno, o sbaglio? Signor Sweet, abbiamo un grosso favore da chiederle. Un favore? Siamo rimasti senza allenatore. Questo significa che non possiamo giocare contro la Royal Academy. Dobbiamo assolutamente trovarne uno e correre a salvare un nostro amico. Signor Sweet, la prego, diventi il nostro allenatore. Mark, non voglio scoraggiarti, ma è meglio se rinunci a questa partita. Eh? Perché? Se deciderete di non scendere in campo, forse la Royal Academy lascerà in pace il vostro amico. Ma anche nel caso in cui giocaste, potreste vedervela molto brutta. Ma questo è proprio ciò che desiderano quelli della Royal Academy. Non so che dirti, ma ritengo che la cosa più importante sia di non opporsi a quella squadra. Non è giusto. Davvero, davvero vuole che ci arrendiamo così? I giocatori dell'Inazuma Eleven non avrebbero mai permesso una cosa del genere. E nemmeno io. Mark! Che succede, Celia? Si tratta di Silvia, è corsa via dalla sede dicendo che sarebbe andata ad aiutare Bobby. Silvia. Ma allora avete scoperto dove si trova Bobby? Sì, il club di giornalismo l'ha visto mentre veniva portato verso la torre. Portato? E da chi? Da qualcuno della Royal Academy? Probabilmente. Appena l'ha saputo, Silvia è corsa in suo soccorso. In questo modo sono in pericolo tutti e due, ti prego aiutali. La torre? Non è lontana da qui, se mi sbrigo forse faccio ancora in tempo. Sì, andiamo! Sbrighiamoci! Signor Sweet, noi comunque non abbiamo ancora finito. Non credo che mi arrenderò così facilmente. Non ti arrendi, eh? Mi ricordi qualcuno. Ehi Arthur, ti sta davvero bene così? Tu! Ora capisco. Sei stato tu a raccontare tutto a quel ragazzo? Sì, ma è venuto qui di sua spontanea volontà. Tanto prima o poi ci sarebbe arrivato da solo, alla verità. Certo che anche tu, trattarli così. Se esiste una squadra in grado di battere la Royal Academy, sono proprio loro. Sarà anche così, ma io ormai mi accontento di insegnare a giocare. Ma cosa vuoi insegnare? Tu che hai trattato in quel modo proprio suo nipote. Ma quello... In questo modo non puoi insegnare la cosa più importante. La cosa più importante. Vieni un po' con me, voglio mostrarti qualcosa. E se nonostante questo non cambierò idea, a me ne faranno la ragione e non ti chiederò più nulla. È arrivato il momento di ripensare a ciò che hai dimenticato. Sbrighiamoci ad andare alla torre per capire cosa sta succedendo. Bobby. E così ci hai traditi, eh? Ti meriti una bella punizione. I traditori devono essere eliminati. Io ormai non posso più farmi vedere alla Raimon e neppure alla Royal Academy. Potete farmi quello che volete, non mi importa. Ma non vi permetterò di mettere ancora i bastoni tra le ruote ai miei compagni. Sei coraggioso, ma non ti servirà a nulla. Ti farò pentire amaramente di esserti messo contro di noi. Smettetela! Silvia, che ci fai qui? Come fai a dire che non ti importa più di nulla? Tutti noi ti abbiamo cercato ovunque per aiutarti. Aiutarmi? Proprio così. Ehi, voi, lasciatelo stare. Celia. Professor Winter, sì, ora basta. Lasci in pace Bobby. Mark. Ancora a ficcare il naso nelle faccende che non vi riguardano. È questo che non sopporto di voi. Pensateci voi a sistemarmi. I traditori devono essere eliminati. Bobby non è un traditore. Bobby è un nostro amico. Mark. Oggi finalmente chiuderò il club di calcio una volta per tutte. Fatevi sotto, non riuscirete mai a batterci. Forza, Bobby! Sì! Proprio quattro uomini in nero, proprio
la precisione. Hai bisogno di Bobby. Grazie per avermelo detto, gioco. Lo metterò subito in squadra. Però lo metto anche proprio in squadra. Proprio. Ok. Traditore. Sì, con tre punti esclamativi per sottolineare la cosa. Però io non è che posso distruggermi la gola per proprio sottolineare i tre punti esclamativi, Anche perché se Axel andasse qua su, eviterei di urlare. Perché il problema è che bisognerebbe fare la voce, diciamo, diversa, invece che con la gola farla con, appunto, il petto. Però, non essendo un cantante, non essendo un doppiatore, non so come si fa. E le lezioni online non servono a nulla. Le lezioni online. Anche perché non è che uno può imparare tramite lezioni online a fare delle, a modificare la propria voce senza intaccare la gola. E comunque sia, usare la gola alla lunga ti rovina le corde vocali. E sinceramente non vorrei che questo accada mai. Perché già la voce ce l'ho brutta, se poi mi ci rovino pure le corde vocali, sto nella merda. Ovviamente censurata la parolaccia. Missione fallita, ritirata. Ma sono robot, cosa sono? Ve ne pentirete. Bobby, stai bene? Ehi, dove stai andando? Ho tradito tutti, ormai non ho più un posto in cui tornare. Ma se siamo salvi lo dobbiamo solo a te. In ogni caso io vi ho mentito. E devo assumermi la responsabilità di ciò che ho fatto, da solo. Stupido. Ho detto che ho fiducia in te. Avere fiducia nelle persone significa credere in loro fino in fondo. È un po' diversa la cosa, ma va bene. Ormai siamo amici, siamo compagni di squadra. Torna a giocare con noi e risolveremo questa storia tutti insieme. Mark. Avete visto? Sapevo che si sarebbe comportato così. In quelle vene scorre il sangue del vecchio Ivans e quella passione che voi avete dimenticato. Quelle parole. Andiamo, Seymour, come puoi non avere fiducia nei tuoi compagni, tu che sei portiere? Il calcio non è uno sport individuale. Il calcio è uno sport di squadra, giocati insieme ai propri amici. Devi credere nella tua squadra, devi credere fino in fondo nei tuoi compagni. Allenatore. Torniamo a scuola, dobbiamo allenarci in vista della partita contro la Royal. Vieni anche tu, Bobby. Non crederai mica di svegnartela, vero? Conta su di me. Bene, allora andiamo al campo della scuola. Bentornato, Bobby. Grazie, Silvia. A quanto pare questa volta sono riuscito a proteggere ciò a cui tengo. Eh? Ciò a cui tieni? Quando eravamo in America, avevamo fatto una promessa insieme a Eric. Bobby, Silvia, saremo sempre insieme noi tre. E continueremo a giocare a calcio. È una promessa. La promessa con Eric. Scusa, non volevo riportare alla mente brutti ricordi. Quando giocavo con lui potevo solo vedere la sua schiena. Per quanto lo rincorressi era come se non lo raggiungessi mai. Ma Mark è diverso. È come se Mark corresse al fianco di Eric. Se dopo Eric perdesse di vista anche Mark, per me non avrebbe più senso giocare a calcio. Ma questa volta è andata a finire bene. Continuerò a giocare con lui. Qualunque cosa accada, continuerò a giocare a calcio. E così facendo terrò fede alla promessa che abbiamo fatto insieme a Eric. È vero. Bobby, sbrigati, andiamo a giocare. Sì. Metticela tutta, Bobby. Faccio il tifo per te. Silvia. Grazie. Però resta ancora un problema. Non abbiamo un nuovo allenatore. Beh, basta cercare un po'. Ci sarà un sacco di gente che ama questo sport. Aspetta, ragazzo. Lei è il proprietario del ristorante cinese. Non ho potuto fare a meno di sentire i vostri discorsi. Ci sarà anche tanta gente che ama il calcio, ma pochi sarebbero disposti a rischiare tutto ciò che hanno. Tutti tranne noi. Di Nazuma Eleven. Che cosa? Il capitano del Dinazuma Eleven era lei? La vostra passione era accesa in me quel fuoco troppo a lungo sopito. Starmi a sentire, Mark. Da oggi io, Seymour Hillman, sarò il vostro allenatore.
ha davvero intenzione di allenare la nostra squadra? Grazie, signor Hillman. Anzi, grazie, allenatore. I miei allenamenti saranno durissimi. Per battere la Royal Academy dovete impegnarvi fino allo stremo. Non chiediamo di meglio. Farete lo stesso allenamento a cui ci sottoponevamo noi di Inazuma Eleven. Signor Sweet, solo tu puoi avere la meglio sul Ray Dark. Datti da fare, Mark. Agli ordini, allenatore. Ce la faremo, con il suo aiuto batteremo la Royal Academy. Allora ti aspetto al campo della scuola. Quando sei pronto vieni pure da me. Dopo il mio allenamento non vi reggerete più in piedi. Sì, andiamo ragazzi. Ah, mi squilla il telefono. Questo numero. Scusate, andate pure avanti, vi raggiungo dopo. Va bene, ti aspettiamo lì. Adesso dipende tutto da loro. Ancora tu. È perché si sta avvicinando la partita. Guarda che non mi faccio più imbrogliare le tue storielle. Smetti di telefonarmi. Non sei più quello di una volta. Ormai per me sei solo Jude Sharp, famoso giocatore della Royal Academy. Metti in campo Bobby. Yeah, ok. Bobby a posto di te, però mettiamo Sam in attacco, anche se è un centrocampista. Ho un 3-4-3, quindi mi serve un attaccante, anche se non è proprio attaccante, ma mi va bene lo comunque. Non c'è nessun problema. Ok, ora mi sa che dovremmo affrontare la Inazuma Eleven. Bene, da oggi ci alleneremo tutti i giorni fino alla partita. Sei pronto, ragazzo? Allora cominciamo. Ci alleneremo finché non farà buio. Sì, allenatore. Io però vorrei ricordare una cosa. Hillman e compagni sono ancora bravi a calcio, ma non hanno più giocato praticamente dal giorno della partita. Almeno questo è quello che dice la lore di Inazuma Eleven. Poi non so come la vogliano mettere gli scrittori, però così è quello che dice la lore. E così cominciamo i duri allenamenti quotidiani del signor Hillman. Gli esercizi erano massacranti, ma ben presto iniziamo a notare dei grandi miglioramenti. Ormai sentivamo che niente e nessuno avrebbe potuto sconfiggerci. E finalmente arriva il giorno della finale. Ah, quindi proprio saltiamo tutto un arco, ok? Gli allenamenti, chi se ne frega. Finalmente è arrivato il giorno della finale. Bene, vi ho insegnato tutto quello che sapevo. Adesso tocca a voi metterlo in pratica contro la Royal Academy. Sì, allenatore. Ok, tutti alla stazione. Royal, presto dovrai vedertela con noi. Beh, la partita contro la Royal Academy è più vicina di quello che credevo, quindi no, non voglio vedere nessuna lista. Volevo soffiare appunto Talisman, il capitano della squadra della Occult, ma niente, dopo 4 tentativi ancora non me lo dava, mi sono rotto le palle e ho detto guarda, lascia perdere. Anche perché mi pare che questa cosa sia diversa negli altri giochi. Non mi ricordo se nel secondo o nel terzo, comunque sia, il reclutamento diventa più semplice. Basta che chiedo chi voglio e me lo va a trovare subito, se non ricordo male. Non dovrei ricordare male. Però qui è una chiavica, devi aspettare che ti chiama Nelly. Poi devi vedere se il giocatore c'è quello che vuoi tu. Io volevo Talisman e non me l'ha ancora trovato. Dopo 4 volte ho detto basta. Sono un attimo riletto come prendere Eric Eagle. E praticamente devo aspettare fino a prima della partita contro la Kirkwood. Purtroppo. Però Eric Eagle è eccezionale come giocatore. Non per niente lo chiamavano Mago del Pallone in America. Oh? Quella è la Royal Academy. È un po' che non si vedeva una cutscene, eh? Questa è la Royal Academy, è ancora più incredibile di quanto si dica in giro. Così grande che ho paura di perdermi. Andiamo ragazzi, oggi batteremo la Royal ed entreremo nella storia come la nuova Inazuma Eleven. Entra nella Royal Academy? No, come scuola non mi piace, è troppo severa. Pensare di battere la Royal, abbiamo vinto una per 40 anni, siamo di un altro livello, sicuramente.
Davanti c'è lo stadio. Grazie delle informazioni. Me lo aspettavo un pochino che ci fosse lo stadio qui davanti. No, con voi non ci parlo, siete cattivi. Ehi, dove è finita Celia? Era qui un momento fa. Lo vuoi capire? Se non vi ritirate, tutta la squadra sarà in grave pericolo. Si vede lontano miglio che stai mentendo. Vuoi la vittoria facile? Ti sbagli, non lo sto dicendo per quello. Dammi retta. Non abbiamo niente da dirci, non più, da quel giorno di 6 anni fa. Tu sei disposto a sacrificare qualsiasi cosa pur di vincere. Maledizione Celia! Scusa Mark, mi sono persa. Questo posto è davvero gigantesco. Devi fare attenzione, non si sa mai, potrebbero aver nascosto delle trappole in giro. E infatti gli studenti se ne vanno in giro per tranquillamente. Beh, per fortuna sei qui adesso, possiamo cominciare la partita. Sì. Ecco Ray Dark, comandante della Royal Academy. Hillman, allora sei venuto. Dark, finalmente è giunto il momento della resa dei conti. Preparati. Quanto tempo, Sharp? Questa volta le cose andranno in maniera diversa. Evans, questo non è il momento di perdersi stupide chiacchiere. Stammi a sentire. Che cosa vuoi dirmi, proprio adesso? Avrei voluto parlartene prima, ma non c'è stata occasione. Ascoltami bene. Appena sentite fischio di inizio, dovete allontanarvi tutti dal cerchio di centrocampo. Che cosa? Ma di che stai parlando? Mark, non vorrei mica credere alle sue parole, vero? Che senso ha allontanarsi dal cerchio di centrocampo? Aspetta, c'è qualcosa che non va. Jude non è tipo da tendere simili trappole. Eh? Jude ama davvero questo sport. Non mentirebbe mai prima di una partita per facilitarsi la vittoria. Però, Mark, che facciamo? E va bene. D'accordo, Jude. Voglio fidarmi di te. Mark! Mark! Sei sicuro di quello che fai, Mark? Sì, se Bobby si fida di lui, allora posso farlo anch'io. Faremo come dici, Jude. Subito dopo il fischio di inizio, ci allontaneremo dal centrocampo. Che tipo? Sei fortunato, Bobby. Jude, Mark. Non stai scherzando? Ecco, ora io non è che so come funziona il calcio, perché non è che seguo il calcio nella vita vera, però se durante una partita al chiuso tu fai cadere delle travi per uccidere delle persone, perché quelle travi avrebbero ucciso i due che erano al calcio d'inizio, io credo che primo andresti in galera, secondo saresti indagato per omicidio colposo e moriresti in galera oltretutto. Cioè, ma io non capisco la level 5 cosa pensava quando ha fatto sta cosa. Cioè, ok che è un gioco, è finzione, però un minimo di realismo ce lo vuoi mettere? Dai, è assurda sta cosa. Ma che accidenti è successo? Travi d'acciaio. Allora era questa la trappola del Royal Academy. Se non ci avesse avvertito saremmo rimasti schiacciati. Che paura. Jude, non era una bugia. Avete fatto in tempo. Ray che sta lì tranquillo sul campo. Adesso basta. Signor Smith, la scuola è circondata. Questa volta non mi sfuggirai, Dark. Che cosa? Tu sei Smith. Maledizione, investigatore da 4 soldi. Se è da 4 soldi, come ha fatto a prenderti? Dark, sei in arresto. Signor Smith, lei è un investigatore. Perché dall'abito non si era capito. Anche se è vero che l'abito non fa il monaco. Ma quello si usa per altri motivi. Mi spiace non avertelo detto. Non volevo dare nell'occhio finché non fossi stato sicuro di prenderlo. Dopo l'incidente di 40 anni fa, ho smesso di fare giornalista.
e da quel giorno ho vissuto solo per mettere le manette a quest'uomo. Ma come ho fatto a sapere di oggi? Ho ricevuto una soffiata da qualcuno della Royal Academy. Qualcuno della Royal? Non sarà mica... Jude, sei stato tu! L'ho fatto solo perché per battervi non abbiamo bisogno di nessun trucco. Non ci posso credere. Come hai potuto tradirmi? Mi perdoni, comandante, ma ne possiamo vincere anche senza ricorrere a... Silenzio! Te ne pentirai, Sharp. Hai forse dimenticato che tutto ciò che hai ottenuto lo devi solo a me? Non te la farò passare liscia. Adesso basta, Dark, è finita. Dopo l'incidente di 40 anni fa ho lasciato il giornalismo per indagare sul caso e poterti arrestare. Finalmente ce l'ho fatta! Lasciami, lasciami! Non è finito un bel niente, lasciami! Grazie, Jude, ci hai salvato la vita. Non abbiamo bisogno di simili trappole, la nostra vittoria è inevitabile. E ora te lo dimostrerò. Sono proprio curioso, cominciamo la partita! Fatti sotto! Oh, vai, mo! Comandante, non abbiamo bisogno di ricorrere a sporchi trucchi per vincere. E ora glielo dimostrerò. Jude. Fatti sotto, Sharp. Oggi concluderemo quella partita che avete deciso di interrompere. Tranquillo, questa volta non ci ritireremo. E vi faremo vedere qual è la differenza tra noi e voi. Ok, lo schema per me va bene anche così, Bobby a centrocampo, ma ci metterei Max a centrocampo. Vediamo un attimo Sam, che tattica a due tiri, una difensiva e un'offensiva, ok. Qua, sì, perché comunque sia, anche se a centrocampo stanno un po' più indietro. 5-2-3, non 3, non 3-4-3, un 4-3, vabbè, quello che ho detto prima, comunque sia un 5-2-3. Sto provando diverse tecniche per vedere qual è la migliore, perché non mi ricordo qual è quella che mi piaceva un sacco. Forse era quella del Royal proprio. Non mi ricordo qual era. Ad ogni modo, cominciamo questo massacro. Axel, è tua! Basterà un semplice scatto? Sì, non vanno con le tecniche speciali. Andiamo col primo. Subito Dragon Tornado, perché non mi fido di Dragon Crash. Mi dispiace, ma per il momento non può essere Dragon Crash. Bam, te. Oh! Continuiamo così! Ok. Inoltre la Royal Academy ha messo a punto una tecnica per battere la mano di luce, ma non so se è solo nell'anime questa cosa, non mi ricordo. Perché da quello che mi ricordo dovrebbe succedere anche nel gioco che usano il pinguino imperatore. Oh, vai subito! Dragon Crash, purtroppo ora non posso fare altro. Mamma mia, che azione veloce che è stata. Ah, lui è fuoco? Ah, ci picchia, mi sa che se questo è di fuoco me la para. No, aspetta. Com'era? No, Dragon Crash è vento, mi sembra. Non abbassiamo la guardia. E barriera di forza è montagna. Quindi doveva battermi, se non sbaglio. Boh, non mi ricordo di preciso che mossa è barriera di forza. A dire il vero dovrei già levare Bobby dall'attacco e mettere un altro. Però avanza un attimino con Sam, che potrebbe fare un po' di spettacolo, potrebbe dare. Sì, Sam da spettacolo. Scatta Sam, scatta. Vai.
tiro fulminante e calcio, calcio gemello! Cosa? Oi! Sam mi impara calcio gemello! Ho visto prima, ma non ci ho fatto caso al nome! Ho visto solo tiro, tiro, dico va bene, tiro, mettiamo lui, attacco. Calcio gemello! Hai capito Sam? Miseria! Oh ragazzi, 18 minuti già stiamo 3-0, eh! Non vorrei dire, non vorrei dire nulla. No, sono esterrefatto di Sam. Wow! Grande e bella giocata, davvero. Andiamo con tiro. Ci tiro, te col fulmine, ma abbiamo fallito. Sì, perché vento contro albero, Normale che perda. Jack, ci sei tu, eh? Niente. Aspetta però! Quanti punti consuma? Ecco, a posto. Niente tiro imperatore. Pinguino imperatore, a meno che non scoppi di energia. No, tiro normale. Vai, mano di luce! Grande. In avanti, in avanti. Grande. Andiamo con la scivolata micidiale. Fallo, arbitro. Stai calmino, arbitro, che non è niente fallo. Ehi. Già furore? Ehi. Va bene che state col furore, ma non esageriamo, eh. ...27 punti, consuma illusione ottica? Sì, 27 punti! Devo ammettere che siete migliorati. Siamo una squadra diversa da quella che avete conosciuto. Zah, io non mi salterei così tanto. Se vi montate troppo la testa rischiate di fare una brutta fine. La partita non è ancora finita e nel secondo tempo ce la metteremo tutta. Sì, anche perché stiamo vincendo. Ma un bel distacco poi ci abbiamo. Ok che una volta il Milan ha recuperato un 3-0 vincendo 4-3. Però... Non è il Milan, questa è la Raimon Junior High. Che ha Sam. Che però questa volta ha fatto schifo perché vabbè, non è che si può sempre vincere. Sam? Beh, è a centro. Maledetto computer. Ah, sì, Axel ancora carico al massimo, vai. Ehi. Allora, praticamente in Azuma Eleven 3 c'è questa cosa di fare tiri a catena. Qui non c'è. Ma anche ci fossi non lo farei perché starei in fuorigioco bruttissimo. Vorrei andare col doppio fulmine ma vado con il tornado di fuoco. Voglio tenermi un attimino i punti per quando farò il 5-0 con il doppio fulmine. Il 5-0 voglio farlo proprio col doppio fulmine in Azuma. Anche perché penso che andrò in furore appena avrò possesso di palla. Anzi, va. Ecco, andiamoci ora in furore, va. Ah, Sam nulla, vabbè, dai. Va bene uguale, pensa ad avanzare, Tatino. Vabbè, dai, ma arbitro. Come tocco palla, fallo. Cioè, fallo non nel senso di fallo. No, perché YouTube, sapete, l'algoritmo di YouTube va un po' a farsi friggere quando uno dice parole. Quindi devo stare attento a quello che dico.
La partita tutto sommato sta andando meglio di quello che credessi. Pensavo, ah, vabbè, ci sarà un po' dura, ma bene o male dico me la posso cavare. Invece sta andando molto bene, molto bene. Io dico, mi sono migliorato, non è che abbia fatto chissà quanti livelli, ho fatto 2-3 livelli massimo. Ma se 2-3 livelli sono più che sufficienti, allora devo dire che la Royal fa abbastanza schifo. Toh, beccati sto 5-0 tutti a casa, vai! Ah, super, certo! Weila! Hey! Hai capito! Yeah, baby! E però il portierone. Il portiere mi piace un sacco, il portiere della Royal, ma non è lui quello che voglio reclutare. Però mi hai fatto arrabbiare tu, eh. Io mo come faccio che non c'è più il più fulmine in azzo, ma... Becca di tornado di fuoco allora. No. 5-0. Beh, il 5-0 l'ho fatto ora. Che ve ne pare? Che cosa? Maledizione! Ah, quindi la Royal non ci fa gol per forza. Io perché mi ricordo cose che non sono mai accadute allora? Boh. Mi ricordo male. Può succedere. Vabbè, la partita, ragazzi, potrei anche dichiararla come finita. Non hanno possibilità di fare 5 gol per pareggiare. Veramente mi sa che non ce la fanno neanche a farne uno a sto punto. No, non ce la fanno proprio. Decisamente. Yeah! Forza Raymond, la vittoria è nostra! Assurdo! Noi della Royal Academy non possiamo perdere! Non è possibile! Anche col 40% di possesso di palla e l'oro del 60%. Abbiamo vinto! Questa volta abbiamo davvero battuto la Royal Academy! Evviva Mark, ce l'abbiamo fatta! Ivans, questa volta hai vinto tu, ma nel torneo nazionale andrà diversamente. Torneo nazionale? Ma cosa dici? Avete appena perso! In quanto vincitore dell'edizione precedente possiamo accedere direttamente. Che cosa? Vuol dire che dovremo vedercela di nuovo contro di voi? Sempre che riusciate ad andare abbastanza avanti. Voglio assolutamente la rivincita, perciò datevi da fare! Già, non vedo l'ora, Sharp! Scusa se ho dubitato di te. Lascia perdere, la tua stata in reazione è più che comprensibile. Ma voi due vi conoscevate già? Sì, da molto tempo. Fratellino, perché te ne vai? Perché mi lasci da sola? Voglio entrare nella Royal Academy per giocare a calcio e diventare più forte. Perché non sei contento così? Anche se non siamo ricchi, l'importante è restare uniti, non credi? Perché mi paghino la retta della Royal Academy e devo entrare nella famiglia Sharp. Lo capisci? Questa è la mia grande occasione. Non è giusto, Jude. Jude! Ti ringrazio per averci aiutati. Ma non sono ancora pronto a perdonarti per quello che hai fatto tanti anni fa. Fratello. Voi due siete fratello e sorella? Ivans, ci rivedremo presto. Sì. Ma perché voi? Celia! Jude, Celia. Cos'è successo tra voi? Nelly sa qualcosa, ma non ci dice perché è Nelly. Oh, finisce così. Bene allora. Ah, episodio un pochino più lunghetto, ma in realtà è così che dovrei fare gli episodi. In teoria la storia di Sweet dovevo farla prima
della partita contro la Royal nello scorso episodio, ma non l'ho fatto perché, non lo so, mi andava di concluderlo lì quell'episodio, non so che mi fosse preso. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero vi sia piaciuto. La partita contro la Royal Academy è stata molto semplice, non me l'aspettavo. Ad ogni modo, in descrizione vi ricordo che trovate il link per Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!